potrebbe scendere verso Santa Tecla, qui al semaforo gira. In diretta da Cireale siamo alla Nivarata, il festival della granita siciliana che inaugura l'estate 2014. Siamo ad Acireale il 6, 7, 8 giugno 2014. Al Pala Nivarata si inaugura il festival, lì c'è il museo, il festival della granita. Tra non molto inizierà la presentazione del festival all'interno del Pala Nivarata. Intanto è possibile fare delle degustazioni gratuite qui all'interno della villa di Acireale, del giardino pubblico di Acireale. Ed ecco dov'è che ci troviamo adesso. Proviamo a fare dei giri all'interno vedremo i vari stand, vedremo i laboratori. Cerchiamo di entrare adesso all'interno dei laboratori. Vediamo chi troviamo. Eccoci qua, dovremmo continuare ad essere in streaming. Ecco qui dove si preparano le granite. Ciao, siamo in diretta streaming video. Se non sbaglio, io ti ho riconosciuto, sei Monica. Monica, la vincitrice dell'anno scorso, sbaglio? Così come leggo nel Deplia, nel catalogo. Cosa prepari quest'anno? Quest'anno abbiamo ananas come dolce classico e vitamina. Vitamina, cosa? Bussolo, carota, Vedo. arancia, limone. Particolare. Bene, come sta andando? Soddisfatta fino ad ora? Sì, 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 sì. Bene, bene. Questo Ottimo. qual è? Assaggiamo questa. Assaggiamo. Questa arancia, carota, limone. Arancia, carota, limone sarebbe la numero 2 in concorso, Sì. se non sbaglio. Quella che abbiamo fatto ora, quella. Bene. Manca qualcosa? Questa la dico me. Sì. Già. Sempre che era questa qua. Già, scende. Dopo vediamo se riusciamo a La prendere vuoi quella della ritirare? macchina. Cosa vuoi ritirare? La vuole la macchina, c'è scelta. Come Prova a vedete sono sapere. attenti a che il gusto corrisponda alle loro esigenze e poi lo proporranno al pubblico in concorso. Vediamo l'altra. Sono quattro le complete, poi sono quattro, sai, no? Sì, non lo sapevo. Queste sono le due? Sì, aspetta, anche io non si può comprare, ecco, Ma dico, le coppe sono le due? Vedete quante. Ah, ecco, quelle sono numerate in base al numero in concorso. Quindi ricordiamo, questi sono i laboratori dove si stanno preparando le granite che andranno degustate poi in giro. Andiamo a vedere se è iniziata la manifestazione dall'altro lato. Eccoci qua che inizia la presentazione e noi la trasmettiamo in Tra l'altro, streaming. speciale, però lo abbiamo invece tirato dentro all'organizzazione perché questa sera vogliamo fare un confronto un po' internazionale perché si parlerà di granite creative, quindi non i classici gusti di granita, ma qualcosa di nuovo. E pertanto mi farebbe piacere vedere quali sono, insomma, quali sono le reazioni di una. Chiamiamola giuria, ma non è una giuria, vogliamo proprio vedere dei commenti, vogliamo sentire dei commenti differenti da diverse parti. E poi c'è anche Antonio Cappadonia, che non vedo più, era qua, è sparito, è scappato, non c'è più.
E non vedo neanche Seb, quindi abbiamo perso tutti quanti. Ah, qua, qua, qua. Antonio. Spengo il telefono. È arrivato Antonio, grazie di essere arrivato. Lui già ha avuto il piacere ieri di assaggiare un po' le granite classiche. Era qua, c'è. Doveva essere con noi. E l'ho perso. Non lo so. Telefonarci. Sì, il posto è così grande che perdiamo persone. Sì. C'è una cosa. Sì, invece questa... Espansi, siamo espansi troppo. Un po' troppo forse. Siamo in diretta streaming pure. Siamo in diretta, attenzione, quindi non dite queste vie. Fate sorrisini. Andiamo verso dove? E ora si fa con questo telefonino. Non si è questa. Non si può non dire fesserie, dai. Non si può dire fesserie, perché insomma, se no, Dio, non possiamo essere troppo seri, dai. No. No, ma noi siamo contro gli incontri pallosi, cioè facciamo una cosa più divertente. E è arrivato anche Seb, perfetto. Qua, siamo in attesa di... Allora, direttamente da Brighton abbiamo uno dei 10 più importanti gelatieri indicati dal Telegraph. Ciao Seb. E chiedo però anche a Alice di essere presente, perché altrimenti qua abbiamo difficoltà. Allora, intanto benvenuto Seb, presentati un attimo, chi sei? Hi, my name is Seb Cole, and I'm a gelato maker from Brighton in England. I've had a company open for 4 years now called Boho Gelato. We specialize in a really high quality ice cream, and I make sorbet. Given the opportunity to come here to learn about Sicilian granita, I'm in heaven here, so I'm really glad to be here. Ok, dice, mi chiamo Seth Cole, vengo da Brighton, nel sud dell'Inghilterra, è un gelatiere, ha aperto il suo negozio, la sua gelateria 4 anni fa, e lui si occupa anche di sorbetti, e quindi essere qui in Sicilia per lui è un paradiso, perché può anche imparare qualcosa sulla granita. Allora, volevo precisare una cosa. In questi giorni ci sono state un po' di critiche, perché, infatti qua voglio il vostro intervento, critiche perché pensano, ah, ma ora noi abbiamo fatto venire persone da fuori in Sicilia, si fregano le ricette, se le portano fuori. Lo spieghiamo una volta per tutte che non funziona così. Non è che noi dobbiamo tenere blindato il nostro sapere, ma anzi dobbiamo diffonderlo il più possibile, perché ci permette invece di farci conoscere. Antonio, puoi confermare tu? Volentieri, ma dico poche parole. Il fatto di poter comunicare le nostre ricette, o il nostro modo di lavorare, il nostro approccio, trasmetterlo, recuperare, trasmettere, è necessario, è il futuro. E quest'oggi a pranzo mi trovavo con un signore con il quale segnalava proprio questo fatto, cioè il fatto che noi ci nascondiamo dietro le ricette, assolutamente è un danno per tutti, perché questo alimenta la furbizia. Era così, pare che... Perché se invece noi diciamo le cose realmente per come le viviamo, eliminiamo questo disvalore, quello della furbizia. Quindi tutto alla luce del sole, tutto deve essere... perché fa bene a noi stessi, fa bene al nostro lavoro, fa bene alle nuove generazioni. E in questo io chiederei anche l'intervento di Roberto, perché Roberto cosa fa? Aiuta nuove imprese proprio a migliorarsi, non a magari utilizzare i preparati, ma invece creare gelato vero. Quello che posso dire a supporto di quello che ho detto adesso
Antonio, è che anche a me è capitato un paio di giorni fa di avere un incontro a pranzo con una persona che mi ha detto una frase molto, molto chiara, molto sibillina sul discorso delle ricette. E lui, che è un riconosciuto maestro gelatiere, spesso ha richieste, no? Ma me la dai la ricetta del cioccolato piuttosto che di questo o di quell'altro? E lui diceva, ma la ricetta è come uno spartito musicale. Io ti posso dare anche la ricetta, ma se tu non sai suonare lo strumento, con questo spartito che cosa ci fai? Hai bisogno di conoscere anche l'arte, quello che ci sta dietro, il modo di interpretare questa ricetta. E questa persona è Luca Caviezel. Che, ricordo, domani sarà qui con noi per il premio Don Angelino, quindi avremo modo di approfondire il discorso domani. E poi approfitto della... Scusa, ti introduco, aspetta, perché finalmente sei arrivato. Luigi Romana è un professore spettacolare che è impegnato in un progetto per me molto importante, perché sta ripescando quella che è la tradizione della granita e del gelato anche. Ovvero da quando inizia proprio nel lontano... Non lo so, dimmi tu anche le date o qualche data, perché... Allora, adesso io non vi posso dire niente, vi posso solo dire che fra qualche anno a Nivarata porterò le mie ricerche sulle origini del gelato. Ah, vabbè, quindi dobbiamo aspettare. Comunque, un po' di pazienza. Poi magari più tardi invece... Sulle segretezza delle ricette, sì. A me sembra un gioco di puro egoismo che va contro la bellezza del gelato stesso. Sarebbe come per uno scultore dire: io mi chiudo nel mio laboratorio e non faccio vedere a nessuno quello che faccio. Faccio le mie opere ma le tengo per... Non è così. E raccontavano di un famoso chirurgo dell'orecchio di Padova che, quando era bravissimo, stimato da tutto il mondo, quando lui operava voleva accanto a sé solo una suora, la caposala. Morto lui, morì anche tutto quel sapere che lui aveva accumulato. A che pro? A che pro? Allora, smettiamola con queste cosine di segreti, tutte queste cose qua. Diciamo le cose come sanno, poi... Però io ritengo una cosa, che sia giusto che se Marco oggi ha fatto un prodotto nuovo, che questo venga registrato. Cioè, la prima volta l'ha fatto Marco. E questo è giusto che sia riconosciuto, cioè il prodotto dell'intelligenza, del valore, della maestria, di quello che uno ha fatto. Grazie. Bene, ora entriamo nel vivo. Cominciamo a parlare, e non solo parlare, di granite. Quindi, oggi cosa faremo? Andremo ad assaggiare, e lo dico proprio in modo plateale, perché lo faremo tutti, andremo ad assaggiare le granite creative, quelle un po' diverse dal solito. Quindi non soltanto granite classiche che sono mandorla, caffè o cioccolato, ma anche gusti, noi li abbiamo chiamati sperimentali, proprio perché vogliamo anche spingere a utilizzare un po' di creatività. La prima concorrente è Monica Rosen di Torte Storte. Se comunicano, appunto, di... Potete chiamare Monica? Lei ha preparato una granita che si chiama Vitamina. Secondo voi, che sarà mai? Che abbiamo incontrato poco fa. Non ci sono vitamine dentro, proprio in flacone, perché il risultato sarebbe negativo. Già abbiamo fatto il discorso ieri, la granita artigianale deve avere prodotti naturali, tutto quanto preso proprio dalla terra, magari. Esatto. Ecco, una cosa che si pensava di fare, qui prendo approfitto con Roberto, quello di valorizzare i prodotti chilometro zero, cioè non è inutile standardizzare come si fa una catena di gelaterie in tutta l'Italia, ma andare a valorizzare i prodotti di quella singola regione, in modo tale da non disperdere risorse, insomma. Poi anche dal punto di vista ambientale mi sembra non opportuno poter, cioè alla fine, se
Se noi siamo in Sicilia, valorizziamo le nostre materie prime. Se siamo in Abruzzo, usiamo quelle dell'Abruzzo. Gli ingredienti sono allora, carota, continuando, arancia, se Monica è pronta, aspettiamo, la granita non lo so, le donne si fanno aspettare sempre, Monica Rosa. Quindi è l'unica in concorso, unica donna, però si fa rispettare proprio. Dicevo, vitamina invece cosa contiene? È un classico ACE, ovvero arancia, carota e limone. Però proposto in versione granita. Se arriva la granita avremo anche la possibilità di assaggiarla questa granita, altrimenti andiamo avanti. Era pronta, non lo so. Okay, l'ho vista pronta, quindi... è pronta, sì, l'ho vista. Quindi l'ha vista, l'abbiamo filmata, è pronta, però chissà dov'è. Allora io intanto la approfitto e faccio parlare a Seb. Perché, Seb, è bello questo scambio internazionale che stiamo facendo. E, lo stiamo microfonando nel frattempo. Per loro. Ok. Perché dovete sapere che Seb ha studiato in Italia. Perché, è vero, il gelato nasce in Italia. O no? Qualcuno ne ha... Stanno microfonando perché c'è il gelato trucco nasce in di una TV inglese che sta nasce riprendendo in il discorso. Che il gelato nasca in Sicilia non ci sono i dubbi. Adesso il punto da chiarire è quando esattamente, cioè il tempo. Ascoltiamo. Perché qualcuno dice, sono stati gli arabi, sono stati questi, sono stati gli altri. Non è del tutto chiaro. Spesso nella storia succede che si ripetono delle cose errate. E poi la cosa assurda della storia è che le cose sbagliate hanno più successo delle cose vere, autentiche. Quindi è un nodo da sciogliere questo. Qualche buona possibilità c'è. Qualche buona possibilità c'è. Speriamo che fra qualche annetto vi posso dare delle cose un po' più, tanto è più certe, più dettagliate. Allora, nel frattempo, visto che è arrivata Monica, riprendiamo il discorso dopo. Monica, grazie. Benvenuta, un applauso. E vedo già una presentazione con i fiocchi. Eccola qua. Di quelli che... Oh, grazie. Allora, prendiamo. Aspetta che... Per la foto. Ah, pensavo fosse per me. No. Ok. Vai. Fatto. Perfetto. Allora, Monica, un attimo, mi faccio dare un altro microfono. Grazie. Ci hanno dato buonasera a tutti. Questa... Già dalla decorazione vedo. Sì. Si fa notare, si fa vedere. Ecco, una cosa che noi facciamo diversamente dal solito, come dicevo anche ieri, stiamo richiedendo di presentare agli esperti anche sotto forma, cioè con una veste nuova, non la sola coppetta con la granita, ma una decorazione che sia anche accattivante all'occhio. Sì, perché come in pasticceria la prima cosa che guarda il cliente è la decorazione, l'aspetto visivo della torta, poi il gusto è se buona la torta, quindi comunque anche le coppe gelato, granita, secondo me il tocco di presentazione è molto importante. Questa è granita vitamina, l'ho chiamato per carità di beta carotene, vitamina C fatta con carota, arancia e limone. E c'è un tocco di vaniglia. Ecco, prima che si scioglie. Allora, potete anche assaggiarla. Sì, no, non è solo da guardare. Se volete, altrimenti la dobbiamo poi abbattere nell'abbattitore. E vorrei evitare questa cosa. Naturalmente poi. Allora, tutte le in questo caso. Anche abbiamo fatto male i calcoli, canali. Quindi che cosa facciamo? Una la dividete, sì. E dopo invece facciamo una cosa diversa, facciamo il piatto della condivisione.
ne portiamo una sola qua e la condividiamo tutti quanti. Anche perché è quello che si fa poi di solito, no? Il pubblico sta assistendo. Apri lo scucutuppo, ti prendi il tuppo. Presentazione. La... Mamma mia che sono concentrati, mi fa paura. Ansiosa? Sì. Sì, c'è, mi ha fatto volutamente fare sentire un po' la polpa delle carote, che secondo me è importante, così dà un po' di più... questa sensazione di artigianalità del prodotto. Intanto vi informo che sta per arrivare anche la vostra, non so, non vi vogliamo fare soffrire. Ho usato le carote di Ispica, arancia, diciamo, coltivazione nostra, mia, limone e GP di Siracusa. Si sente molto la fibra della carota, vero? Allora, facciamo parlare un po' loro, vediamo che cosa dicono. Chi alza la mano? Cicilio? Nessuno? Non la conosce questa cosa, vero? Seppo, partiamo da te, dai, Seppo. Sì, è lì. Okay. In italiano. Maybe not. No, in italiano, dai. For me, I love the texture. This one, it's the first thing that I think, obviously the flavour is really, really tasty and refreshing as well, but the texture given by the carrot in the recipe really gives you a multi-sensory experience. Dice, la prima cosa che ho notato appunto è la consistenza della granita, il sapore è molto rinfrescante, ma proprio una sorta di esperienza multisensoriale, proprio per la consistenza che ha la carota. Domanda, quando la proporresti tu durante il giorno? A che ora del giorno? A granitas for breakfast, is it? For possibly? Not only. Not only for breakfast. maybe after a long run or a session in the gym to cool down and revitalize yourself. Forse a parte la colazione, dopo una lunga corsa per rinfrescarsi oppure dopo essere andato in palestra. Bravo. Ah, mi dispiace, ma so un po', ma erano state preparate le altre, perché vedo che sono sofferenti. Sono pronte. E le possiamo fare arrivare le altre? Per favore, grazie. A mio parere ha sofferto un po' del frigo. Cioè, molto probabilmente se fosse stata fatta e portata sarebbe stata eclatante. È buonissima. Come sapore, adesso ne abbiamo parlato, però soffre leggermente il fatto che sia stata un po' in frigo, quindi ha preso un po' del freddo del frigo invece del freddo della macchina e della lavorazione. La collega, una veterana delle granite, è buonissima, buonissima. Prepara leggermente un po' di limone. Io preferirei un po' meno limone ed eviterei anche il tocco di vaniglia, lo lascerei proprio esprimere così per come la faccio. Già abbiamo capito ieri che tu sei un purista, proprio lui solo frutta e acqua. Allora premetto che io non sono siciliano, quindi mi comporto da semplice utente che arriva in Sicilia e assaggia questa granita. Devo dire che il gusto è molto intenso e mi è piaciuta molto. Anch'io forse il limone lo avrei fatto un po' meno accentuato, ma leggermente proprio. E anche alla struttura effettivamente spacca un po', però evidentemente è proprio per quel problema di conservazione, non tanto di testo, di struttura. Quindi per me è promossa. Io ho apprezzato questo sentire la carota, queste soffici pezzettini, e sarei tentato di suggerire di aumentare ancora di più questo aspetto della corposità della carota mettendo proprio dei pezzettini di carota, come ha fatto ieri il collega con crudo? Col prosciutto, ecco, sì. Pezzettini, dadini piccoli, in modo da dare croccantezza.
perché mi piace questo abbinamento degli opposti nel gelato, cioè la cosa morbida e la cosa croccante. Sì, io ho messo anche la carota che si può croccare comunque, quella della decorazione. Sì, sì. E sì, sarebbe ideale questo secondo me per la merenda, quando uno vuole rinfrescarsi e vuole anche qualcosa per riempire un po' di sostanza nello stomaco. Abbiamo già molti clienti in pasticceria che vengono apposta perché, diciamo, per la dieta un po', le donne soprattutto adesso con l'estate preferiscono questo tipo di granita perché non fa ingrassare, ha meno zuccheri rispetto alle altre. Ho visto che è grande scontro. La mamma è là dietro. Grazie Monica. E andiamo avanti con... Sta arrivando, ecco. Questo ragazzo è un po' animato, quello che arriva. Allora, ve lo presento, è Fulvio Massimino, gioca in casa perché è qui via Cireale. E vediamo un po', facciamo parlare lui, vieni qua, dai. Lui è stato un po' il leader del gruppo in questi giorni, ha fatto da animatore nel laboratorio. Ciao Fulvio. Ah, è nel no, vieni qua più là. Buonasera a tutti. Allora, la granita che presenterò questa sera è una granita frutto di due fondamentali studi in quest'ambito. Uno era quello di promuovere prodotti nuovi che in Sicilia si possono fare. Si è sempre parlato di limoni, arance, mandarini, ma no, quelli dovrebbero esserci sempre. Però per esempio in questo caso ho trovato la granita dei frutti di bosco. Ho trovato un'azienda sull'Etna che produce bio tutti i frutti di bosco, quindi parliamo mele, gelsi, fragoline, fragole, ribes, lamponi, more, mi pare che non me ne sono dimenticati nessuno. Quindi il concetto era quello di promuovere anche le aziende siciliane, dire possiamo fare, oltre che al limone, all'arancia, al mandarino, la Sicilia ci permette di fare quasi tutto. Ora ho saputo, con i frutti di bosco e le bacche di goi, oggi ho saputo che c'è un'azienda qua vicino a noi che sta coltivando le bacche di goi in Sicilia. Si dice goi o goji? Non lo so, goji. Io dico c'è chi dice goi, c'è chi dice goi, comunque. Quelle là, esatto. Quelle palline là. L'altro concetto era quello che volevo sposare un po' l'idea che la granita facesse bene. I frutti di bosco, le bacche di goi, ho messo anche il succo d'arancia tarocco bio all'interno della granita. È un composto, anche se dal punto di vista nutrizionale non posso permettere di dare delle cose specifiche, che comunque contiene veramente tantissime sostanze che fanno bene alla salute. Tra altre cose, i frutti di bosco hanno una elevata quantità di fruttosio, che mi ha permesso di eliminare, non del tutto, ma in parte, la quantità di zucchero che all'interno della granita di solito si mette. Sono due, casomai vi litigate, ce ne avevo fatto quattro, però eventualmente due. Hai fatto bene, dai, a presentarne due. Jai, bene, con proprio la frutta intera dentro. Sì. I cucchini non bastano però.